grado di lecci di Viale dei Martiri dopo la denuncia del nostro OTG. Il sindaco scrive Rete Veneta e assicura l'impegno del comune. Gravissimo un ciclista di 49 anni che nel pomeriggio si è scontrato con un'auto a Loria, trasportato con l'elisoccorso a Vicenza. Indipendenza Noi Veneto sosterrà Zaia alla presidenza della regione, intanto la Moretti attacca il bilancio, mance elettorali. Il comune di Bassano mette all'asta l'ex scuola Bellavitis di via Leoncavallo, si parte da più di 1 milione di euro. Cade dall'albero mentre taglia un ramo che ostruiva le telecamere di videosorveglianza, ferito Avigonza, 58enne. Lente di ingrandimento sul servizio di diabetologia a San Bassiano, oggi la visita del consigliere regionale Antonino Pipitone, studenti dell'IRIGEM di Rosà in cima ai Grappa, impegnati in un ampio progetto interdisciplinare sulla Grande Guerra. Buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con informazione di Bassano TG in apertura del nostro telegiornale, questa sera dedicata al grave stato di degrado dei lecci di Viale dei Martiri a Bassano. Dopo la denuncia andata in onda nel nostro telegiornale, il sindaco Riccardo Poletto ha scritto a Rete Veneta per assicurare l'impegno del comune per salvare uno dei simboli della storia cittadina. Per molti è stato uno shock. Vedere lo stato in cui versano alcuni dei lecci in cui furono barbaramente uccisi decine di giovani il 26 settembre del 1944 è un'immagine che provoca amarezza e sdegno. Un leccio è già completamente secco, altri sono privi di quelle gemme che in questa stagione dovrebbero essere ben visibili sui suoi rami. Immagini che Rete Veneta ha trasmesso per denunciare la situazione e chiedere all'amministrazione comunale che vi si ponga rimedio, presto, prima che sia troppo tardi. Un appello al quale il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto, ha risposto attraverso una lettera inviata in redazione. Nei confronti dei lecci del Viale dei Martiri c'è da parte di tutta l'amministrazione la massima attenzione, scrive il primo cittadino. Di un albero è purtroppo necessaria la sostituzione, già programmata. Un altro è sotto cura fitosanitaria e opportunamente osservato. Poletto parla anche di quelle radici soffocate all'interno delle grate e costrette tra un marciapiede e l'asfalto. Prima di prevedere un'eventuale modifica di un lavoro relativamente recente, scrive, bisogna analizzare la situazione e la sua evoluzione, cosa che stiamo facendo. Poletto annuncia anche la realizzazione di una targa che informi in maniera adeguata quanto accaduto il 26 settembre. Ma prima della targa bisogna salvare i lecci. Di tempo ne è già trascorso abbastanza. Non ebbero molto quei poveri giovani che 70 anni fa sacrificarono la propria vita per un paese migliore. Non è rimasto tanto perché il ricordo del loro sacrificio non venga cancellato dall'incuria o dall'indifferenza. E in attesa di un atto concreto dall'amministrazione comunale allo stato di degrado in cui versano le piante sacre alla patria di Viale dei Martiri, continua a dedicarsi anche il nostro TG in aperta di questa settimana con il seguente quesito posto a voi telespettatori. Le piante dell'eccidio rischiano di morire, dov'è il sindaco? E come sempre potete inviarci la vostra opinione ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Siamo ora alla cronaca con un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Loria. Gravissimo, un ciclista di Gagliera travolto da un'auto. È stato trasportato con l'elisoccorso in gravissime condizioni all'ospedale di Vicenza un ciclista di 49 anni di Gagliera Veneta che oggi pomeriggio si è scontrato con una Fiat 500 condotta da una 33enne di Tombolo. L'incidente è avvenuto in via Marco Biagi a Loria, al confine con Rossano Veneto. Da una prima ricostruzione del sinistro al vaglio della Polstrada di Vicenza, l'auto proveniva da nord, mentre la bici da ovest, in prossimità di una rotatoria in piena zona industriale, il ciclista si era appena immesso in via Biagi quando è stato travolto dall'utilitaria. Un urto violentissimo, il 49enne è stato sbalzato sul cristallo anteriore della 500, sfondandolo. Immediato l'allarme, sul posto l'ambulanza era il SUEM, ma viste le condizioni del ferito è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso diretto al San Bortolo. Disagio al traffico regolato dagli agenti della polizia locale di Loria sino a che i mezzi non sono stati rimossi. Ed ora torniamo a Bassano dove il comune ha messo all'asta l'ex scuola media Bellavitis. Vendesi immobile in via Leoncavallo 22 in contesto urbano a bassa densità abitativa caratterizzato da edifici residenziali di pregio. Non è un'inserzione di vendita immobiliare come le altre, perché ad essere messa all'asta dal comune è l'ex scuola Bellavitis, ormai superata dalla costruzione dell'omonima 2.0. Il fabbricato principale per l'esattezza, 4.500 metri quadri dove si trovano aule, palestra ed uffici con relativi locali di servizio che potrebbero essere riconvertiti ad uso commerciale e residenziale.
essenziale. Quanto costa comprarsi l'ex Bellavitis? L'ex Bellavitis costa 1.100.000 euro, che è la base d'asta di partenza. Questa cifra è già stata appunto scomputata anche la quota prevista dalla bonifica necessaria dell'area. Non è solo edificio di proprietà comunale ad essere messo in vendita. Nel prossimo mese ci sarà anche l'asta per il primo immobile dell'eredità Bacin, due appartamenti in via Don Paolo Fasoli. Che ruolo giocano queste alienazioni nel bilancio del comune di Bassano? Beh, sicuramente giocano in maniera positiva, perché entrano in conto capitale e ci permettono di realizzare quelle opere che sono finanziate da introiti di alienazioni, e quindi sicuramente nel livello generale della nostra situazione di bilancio sarebbero delle situazioni molto molto positive. La scadenza per la presentazione delle offerte all'asta per l'ex Bellavitis è il 12 maggio. E se l'asta finisse deserta? Se l'asta andasse deserta, c'è la possibilità prevista per legge di andare in trattativa diretta privata con chi è interessato, può rivolgersi ai nostri uffici qualora le aste andassero deserte, e sulla base di quelli che sono gli importi previsti dall'asta e dal bando si può procedere all'acquisto. Nuovi fondi regionali a Bassano, 1 milione di euro per i lavori di completamento, conservazione e restauro della Palazzo Sturm e 406 mila euro per il progetto di valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio e l'adeguamento degli spazi interni. Per Palazzo Sturm la Giunta Comunale aveva approvato nello scorso mese di dicembre un progetto di adeguamento dell'edificio, soprattutto dal punto di vista impiantistico, oltre al restauro e al completamento dei due piani superiori. Per il Museo Civico l'attenzione era stata dedicata, tra le altre cose, alla nuova sezione permanente dedicata alla storia della città, alla creazione di una sala di vita all'infanzia e alla fornitura di strutture tecnologiche e multimediali. Ed ora siamo alla campagna elettorale per le regionali. La coalizione che sostiene il governatore uscente Luca Zaia si arricchisce di una nuova lista. Indipendenza Noi Veneto. Felicissimo anche perché siamo a dimostrare che tutto il mondo dell'autonomia, dell'indipendenza e comunque di chi tiene e ama il Veneto si è ricompattato per sostenere la mia corsa. Questo non sarebbe mai accaduto nella storia del Veneto se non ci fosse stata questa congiuntura astrale positiva, e mai nessuno avrebbe potuto ipotizzare che tutte le forze autonomiste, identitarie del Veneto si fossero messe assieme per sostenere appunto questa nuova avventura. È soddisfatto Luca Zaia. Indipendenza Noi Veneto sostiene la sua candidatura alla presidenza della regione, un cartello indipendentista che riunisce i movimenti dell'autonomismo e che promuove il progetto di un Veneto più forte perché più indipendente. L'unica alternativa che abbiamo per fare un passo avanti credo che sia questa, di stare con Zaia. Gli altri candidati non danno le stesse garanzie né di governabilità della regione né di essere convinti autonomisti o indipendentisti. Zaia si è già speso e si è speso anche oggi un'altra volta. La promessa del governatore, che è il motivo anche per il quale noi lo sosteniamo, è quella di avviare il percorso virtuoso che porti a compimento il progetto che noi abbiamo lanciato tempo fa, ossia il progetto dell'indipendenza del Veneto. Il governatore incassa la fiducia e il sostegno di un raggruppamento che comprende Veneti Indipendenti, Liga Veneta Repubblica, Unione Nord-Est, Veneto Stato, Pro Veneto, Tiparti Veneto. Il primo passaggio di questo percorso autonomista barra indipendentista è quello del mito che noi abbiamo, Trento e Bolzano, 9 decimi delle tasse vorrebbe dire avere quei 21 miliardi di tasse che ogni anno mandiamo a Roma che restino qui. Qualcuno la definisce utopia, lo dimostreremo nelle prossime settimane che non è un'utopia. E intanto domani il tour elettorale di Alessandra Moretti toccherà Bassano e l'Alta Padovana. La candidata del centro-sinistra attacca l'ultimo bilancio regionale che afferma ha solo distribuito mance a scopi elettorali. Prosegue il tour elettorale di Alessandra Moretti, la candidata del centro-sinistra alla presidenza della regione, raggiungerà domani anche Bassano del Grappa, dalle 10.30 sarà al mercato. Ma nel corso della giornata sono previste altre tappe a Cittadella, Fontaniva, Galliera, Carmignano e San Pietro in Gù. Un tour elettorale che si intensifica con l'avvicinarsi dell'appuntamento con le urne il 31 maggio. E, chiuso il Consiglio regionale, è durissimo il giudizio di Alessandra Moretti sull'ultimo atto di questa legislatura. Sono stati, diciamo così, decisi finanziamenti marchetta a un mese e mezzo dalle elezioni, semplicemente per gli amici degli amici, per raccogliere un po' di consenso grazie a fondi. Fondi che sono stati dati senza un criterio, senza una strategia, a discapito di altri settori, penso solo al sociale, che invece sono stati pesantemente danneggiati in questi anni dall'assenza di finanziamenti.
Con l'emergenza profughi che incombe, la candidata del centro-sinistra ribadisce le critiche alla giunta regionale uscente che ora, dice, scarica la colpa sul governo e il problema sui comuni. Io credo che da questo punto di vista ci sia una responsabilità gravissima del governo Zaia. La Regione Veneto ha preso dallo Stato milioni di euro per attrezzare le città e per non far ricadere sui sindaci tutta la responsabilità, come sta accadendo in questi giorni, e non ha fatto nulla. Come sempre l'immobilismo di Luca Zaia ci ha paralizzati un'altra volta e ci ha messo in una condizione di emergenza. Ed ora andiamo in cima ai grappa con gli studenti dell'IRIGEM di Rosà, impegnati in un ampio progetto interdisciplinare sulla Grande Guerra. La trincea naturalmente era un elemento protettivo fin tanto che non si doveva andare all'attacco, perché nel momento in cui si usciva dalla trincea e si andava a combattere, l'unica cosa che difendeva il proprio corpo era l'elmetto metallico che si portava in testa, che, come è chiaro capire, non proteggeva certo dalle pallottole o dalle schegge, serviva sostanzialmente per i sassi di piccole o medie dimensioni che, proiettati in aria dalle esplosioni, cadendo giù avrebbero potuto provocare delle ferite mortali o peggio ancora delle ferite che si infettavano. La Grande Guerra esce dai libri di storia e diventa per gli studenti dell'Istituto di Formazione Professionale IRIGEM di Rosà, oltre che un'esperienza didattica, un ampio progetto interdisciplinare che abbraccia più classi impegnate in un lavoro di ricerca storica anche in quei luoghi che 100 anni fa furono teatro del conflitto. Qui siamo sul Grappa ed è una delle tante tappe che per i ragazzi dell'IRIGEM compongono un percorso che include il Pasubio come l'altopiano di Asiago, lungo un cammino di approfondimento della realtà di quegli anni. E siamo andati nei posti principali del Monte Grappa dove è stata svolta la Grande Guerra, come l'Ossario, e varie trincee, vari posti dove è stata combattuta la Grande Guerra. Questa uscita è stata molto interessante perché abbiamo approfondito argomenti che abbiamo visto solo sui libri di scuola e vederla veramente è tutta un'altra cosa. Ho capito molte cose che non si potevano capire tramite le parole scritte dei libri. Un evento lungo, drammatico e complesso come la Grande Guerra non può essere ridotto ai soli combattimenti. Ciò che i ragazzi focalizzano nel loro lavoro di ricerca sono anche gli atti di fratellanza che caratterizzarono la vita in trincea, nell'ambito di un progetto che è anche approfondimento delle diverse culture che intrecciarono i loro destini su queste terre. Un lavoro impegnativo ma affascinante quello che stanno conducendo i ragazzi dell'IRIGEM, comprensivo di testi scritti come di filmati. Un'anticipazione del progetto sarà proposta nella prossima puntata di Idea Formazione, in onda su Rete Veneta sabato alle 17.50 e domenica alle 13.15. L'ente di ingrandimento sul servizio di diabetologia del San Bassiano, oggi il capogruppo in regione dell'IDV, nonché medico diabetologo Antonino Pipitone, ha fatto visita alla struttura del nosocomio di Via dei Lotti per valutare la situazione del centro. Vediamo. Luce ed ombre sul servizio di diabetologia del San Bassiano, ottime professionalità ma liste d'attesa troppo lunghe e spazi non del tutto adeguati. È quanto riscontrato dal capogruppo regionale dell'IDV Antonino Pipitone, medico diabetologo, padre della legge veneta sul diabete del novembre 2011 che regolamenta l'assistenza per i pazienti affetti dalla patologia nel Veneto. Le luci sono sicuramente un'ottima qualità dal punto di vista professionale, ottimi medici. Abbiamo alcuni problemi riguardo l'applicazione della legge, per esempio l'unità dipartimentale che dovrebbe essere appunto una piccola struttura autonoma, ad oggi ancora non lo è, c'è una promiscuità con la medicina, ma il direttore generale ha preso impegno che su questo provvederà. Gli spazi sono assolutamente insufficienti per gli oltre 11.000 pazienti che hanno la malattia, che sono diagnosticati come diabetici in questa ULS. C'è una carenza anche per quanto riguarda le liste di attesa, soprattutto per le visite non urgenti, che si va anche oltre l'anno. Dunque riscontrate carenze strutturali e di personale, largamente compensate però dalla qualità professionale e del servizio offerto. E diventa indispensabile, prosegue Pipitone, il lavoro in sinergia con i medici di base. Per fare un protocollo, che anche questo manca ancora oggi, perché una buona parte dei pazienti diabetici che non hanno un diabete molto grave possono essere seguiti anche dal medico, dal loro medico di base, che è poi quello che lo conosce meglio.
E restiamo a San Bastiano, come ogni mercoledì è andata in onda una nuova puntata di Linea Diretta dedicata alla salute. Oggi i riflettori erano puntati sulla geriatria e sull'attività di un ambulatorio unico in tutta la provincia. Ambulatorio di vulnologia che cura tutti i tipi di ulcere e ferite con difficoltà di cicatrizzazione all'interno del reparto di geriatria del San Bassiano, unico nel Vicentino con una punta di pazienti extra ulstre che tocca il 31% delle 6.000 prestazioni all'anno, come ci illustra il primario di geriatria Luigi Marinangeli, ospite della nostra trasmissione del mercoledì, Linea Diretta dedicata alla salute. La vulnologia, da vulnus latino ferita, ulcera, piaga, ecco. È un settore specialistico di cui ci occupiamo da anni in geriatria. Il responsabile dell'ambulatorio di vulnologia è il dottor Bau, che molti conoscono anche perché è un punto di riferimento non solo per l'ospedale ma anche per il territorio per quanto riguarda questo settore della medicina. Vulnologia, quindi ulcere, si parla di ulcere croniche il più delle volte, di varia natura. Ci sono anche le ulcere croniche agli arti inferiori, ad esempio, molte delle quali sono di natura vascolare. Ci sono le ulcere legate a ferite o traumi. Nell'ambulatorio vulnologico noi eseguiamo, siccome l'ambulatorio vulnologico svolge diversi tipi di prestazioni che non si limitano alla visita, ma c'è anche la medicazione. E la cronaca apre la pagina dell'Alta Padovana con un incidente sul lavoro all'Ipercop di Vigonza. Un operaio di 58 anni, residente a San Martino di Lupari, è caduto da un albero mentre stava effettuando dei lavori di sistemazione. L'uomo infatti era salito sulla pianta per tagliare un ramo che ostacolava la visuale alle telecamere di videosorveglianza. Per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio ed è piombato a terra, riportando un trauma cranico. Subito soccorso, è stato trasportato allo ospedale di Campo San Piero. E prima di salutarvi vi ricordo questa sera Focus, sempre la grande attualità sotto la lente, in onda alle 21.05, ospiti del nostro direttore Luigi Baccialli saranno Maurizio Conte, Jacopo Berti, Bruno Pigozzo, Silvia Moro, Bruno Cesaro, Sebastiano Bonzio, Andrea Recaldin e Gianfranco Vezzaro. E come sempre attendiamo anche numerosi vostri sms che verranno poi letti durante la diretta. Ora vi lascio al ricordo dei caduti che riposano al Tempio Stadio e ricordo sempre di chiamare i numeri che state vedendo in sovraimpressione per chi avesse amici, parenti o conoscenti o anche ricordi legati al Tempio Stadio. Grazie per essere stati in nostra compagnia, vi auguro una buona continuazione di serata, arrivederci! Ragusa Emanuele, Raimondi Giuseppe, Raimondo Umberto, Raineri Luigi, Raineri Giovanni, Raisono Battista, Raizzi, Ramacci Ferdinando, Ramacci Sestilio, Ramazzotti Giovanni, Rambaldo Angelo, Ramella Bartolomeo, Ramella Quinto, Ramello Giacinto, Ramirini Angelo, Ramoni Gaetano, Rampini Michele.